davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sanno del loro amore e si sanno soltanto che è amore. Auguri, signor! Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio mio e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore. Io ho ucciso mio padre, mangiato carne umana e tremo di gioia. Ho ucciso mio padre, mangiato carne umana, sto tremando di gioia. Io e te, moglie, siamo alleati, tu madre padre, io padre madre. La pensi che tornerà la pellicola in futuro? La pellicola pensi che torni? Ma io penso che cambieranno talmente tante cose che non capiremo nemmeno che cosa è cambiato. Ah, perché troverò tutta la voce. E perché non si può continuare. Lì è una cosa anche ridicola, mettere uno che ha in mano una cosa che va avanti. Che interesse puoi avere in una cosa che fa le cose da sole, come nelle oggi nelle allora, sale, è come avere il maestro che ti fa dire quando sì, certo. I locali si 108 qualsiasi mestiere, certo. 70 kcal. Io non lo vedo più il mio. Qualcuno avrà pensato. Ok. Te hai conosciuto Totò, hai capito? Quindi vorrei che ci parlassi un po' del Totò come persona, perché mi sembra nel libro emerge anche questa tua opinione, diciamo, rispetto al personaggio di Totò. Se può ricordarci qualcosa, Cosa pensi di Totò? Totò non è un uomo qualunque. Totò era un uomo eccezionale. Totò era il vero attore nel cuore, nel modo di muoversi e nel modo di considerare gli altri. E con Totò io ho avuto un rapporto ottimo. Egli molte volte si è confidato anche di cose che erano ovvie. Così. E soltanto ormai era disperato perché non riusciva più a vedere il mondo che gli stava attorno. Io avevo istituito una specie di lampioncino molto forte come luce, ma non tanto riflettente, in modo che lo mettevo a una certa distanza e lui si muoveva seguendo la luce di questo lanternino. Quindi già cieco completamente. E per il resto con me era molto gentile. E l'ultimo giorno prima della proiezione finale che era stata fatta in pubblico, l'ho incontrato con la sua amica.
stava andando a vedere lo spettacolo, si è fermato, mi ha abbracciato, ha detto c'è quanto mi dispiace non poter vedere quello che lei ha fatto, perché era cieco. E quindi Totò era rimasto quello che era e dopo poco è morto. Prego. Io avevo una domanda su Pasolini e Pricci. Pasolini è il Partito Comunista Italiano. Vuol sapere se avete scambiato delle opinioni sui fatti di Vario Giulia, quando Pasolini prese invece le posizioni dei poliziotti invece degli studenti. Volevo sapere se avete scambiato delle opinioni sulla famosa poesia Pasolini e i giovani. Grazie. Se vi siete scambiate opinioni in merito con Pasolini, in merito ai fatti di Valle Giulia, quando Pasolini ha preso posizione a favore dei poliziotti e contro gli studenti. No, no, non abbiamo mai parlato di queste cose. E su Porzio? Non è capitato. Capito? E su Porzio che chiedeva di... Pasolini, non dico che sia regista, ma come intellettuale, autore, è per me un idolo. Ne parlavo con Mario l'altro giorno, io non divido Pasolini regista, Pasolini saggista, Pasolini poeta, romanziere. È un uomo che si è espresso in varie forme artistiche, ma un uomo straordinario. Però prima di Pasolini, adesso parliamo di Mario Bernardo. Mario Bernardo, per chi non lo sapesse, è un signore che ha avuto la modestissima fortuna di lavorare con i più grandi registi italiani. Beh, si può dire. È un grande direttore della fotografia che prima che con Pasolini ha lavorato con molti altri, ma guardate, proprio tra i migliori, credo che abbia lavorato con quasi tutti i migliori registi italiani. Poi ci siamo... arriveremo, gli rifarò domande che già in un incontro privato di un paio di giorni fa gli avevo fatto su cosa pensavo di un paio di registi, e mi fa piacere che abbiamo avuto la stessa opinione. Con Pasolini Mario Bernardo ha girato due film: Comizi d'amore, film di scarsissimo successo, e Uccellacci e uccellini, Totò, Ninetto Davoli, credo che molti di voi lo conosceranno. Queste sono le due opere, i due film che hanno permesso la conoscenza di questi due grandi personaggi del cinema. Come sempre, chi conosce questi personaggi ovviamente poi ne descrive, li tratteggia in maniera del tutto diversa da come li conosciamo noi, perché noi sappiamo benissimo che diverso è l'opera di un grande artista e diverso è l'uomo. Nel bene e nel male, ma non è mai quello che noi immaginiamo. Noi tendiamo un po' a mitizzare i personaggi, in questo caso parlo per me. Pasolini l'ho larghissimamente mitizzato, secondo me ha ragion veduta, però. Quindi Mario Bernardo. Mario Bernardo si è trovato un po' per caso a lavorare con Pasolini, poi me lo confermerai Mario, perché doveva essere Tonino Delli Colli che non poteva, il figlio non... di Delli Colli che gli era stato proposto non gli piaceva molto, insomma alla fine gli ha proposto Mario Bernardo e da lì è nato un rapporto un po' strano e non dico conflittuale ma un po' distante all'inizio, lo si è aperto un po' nel libro, però io mi permetto di dire sono quei rapporti che quando nascono così poi alla fine finiscono più profondamente di altri rapporti, magari fatti di non tante parole ma di qualcosa che rimane anche nel tempo. Tant'è vero che Mario Bernardo, alla morte di Pasolini, cos'è un anno, due anni dopo Mario, ha immediatamente scritto questo libro. Perché io gli ho chiesto, ma scusa Mario, ma come mai l'hai scritto così tardi questo libro? E mi ha risposto, no, io non l'ho scritto tardi, l'ho scritto appena dopo la morte di Pasolini.
era nel cassetto, e poi per merito di quel signore, che è Belvì, che penso che conoscerete molto, è lui che l'ha invitato a dire: ma perché non lo pubblichiamo? E l'hai trovato tu l'editore, tra l'altro, se non mi sbaglio. E quindi questo libro ha potuto vedere la luce, e meno male, dico io, per fortuna, perché è un bel libro, perché racconta di tante cose, non solo di cinema, racconta anche dell'Italia, poi arriveremo anche a quello. Questo libro è diventato un bellissimo spettacolo teatrale che è stato proposto a Novara quanto settimana fa? Sabato sera. Sabato, quindi, addirittura pochi giorni fa. Ecco. E che noi speriamo, io stesso gli ho detto, adesso prendiamo contatto, perché io ci darei un po' di tempo. Alla salute degli ebrei, dunque, signor Groth. Alla salute dei maiali, signor Herr Hitze. Infatti, 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 c'è un momento in la mia abiezione di maiale, col ventre capace di contenere un'intera classe sociale, attraverso il rimpianto del passato si purifica, ed è lì che io ho torto. Invece, 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 c'è un momento in cui la sua abiezione di maiale, attraverso l'idea del futuro, si fa ancora più cinica, ed è lì che lei ha ragione. E allora, Giulia, cos'è come un maiale?